Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parleremo del dodicesimo episodio di Astronomy Universe. Parliamo propriamente della nostra casa, il pianeta Terra. La Terra, siamo arrivati finalmente, ragazzi. Fuori sta piovendo, quindi inutile che vi aspettate che col mio telescopio potrei vedere la nostra casa. No, non è possibile questo. Però vi faccio vedere dove è possibile che si possa ammirare praticamente il nostro pianeta azzurro. Ok? Buona visione. Ragazzi, eccoci qui. Visto nel recentissimo episodio, cioè nel decimo episodio, abbiamo parlato di Venere, giusto? Questo è Venere, il pianeta Venere, che l'abbiamo osservato, giusto? Bene, qua sono riuscito a ingrandire l'immagine, così si vede meglio. Ah, e anche che nel recente episodio, cioè l'undicesimo episodio di Astronomy Universe, un secondo meteorite che ho assistito, ma già sarà stata una settimana fa, vero? Sì, infatti, di una settimana fa. Il 5 di novembre, se non sbaglio. Comunque, là ho caricato il video intanto. Ah, la Terra si può vedere col telescopio? Propriamente no. Dalla Luna, sì. Ecco, quella è la Terra dietro al Sole. Lì. A molti non credono che la Terra sia piatta. No, scusate, non credo che sia sferica ma sia piatta, e piuttosto non crede nemmeno che l'uomo sia andato mai sulla Luna. Beh, ma lasciatevi perdere. Ah, qui è su Marte. Se saremo su Marte, quella è la Terra, quel punto blu. Là c'è Giove, lì, accanto, il punto più alto, e lì accanto c'è Saturno. Perché Giove apparirebbe più luminoso nell'atmosfera marziana? Semplice, perché Giove è più vicino. Quindi Venere si vedrebbe un po' più piccola, praticamente. Certo, perché è dopo la Terra. Quindi Marte si può osservare la Terra e la Luna al telescopio. Se ti porti il telescopio su Marte, allora sì. Se ti sposti in un altro pianeta, allora sì che puoi vedere altri pianeti. Ma se vivi propriamente nello stesso pianeta, come puoi vedere il tuo stesso pianeta? Impossibile. Beh, di più, parte scherzo che sia un telescopio, esiste Hubble che fa foto meravigliose. Alcuni credono che sia un po' di montaggio, ma come ho già detto, ognuno dice la sua, fa uno come crede. Ah, questa è l'atmosfera gioviana. Lì si vede praticamente lì Marte, penso che sia quel coso lì accanto, e là c'è la Terra. Sì. Poi qui c'è Saturno. Là, la Terra, la vedete lì accanto. Un puntino azzurro, giusto? È la nostra casa, il pianeta Terra. Se vi aspettate che su Urano e Nettuno come si vedrebbe? Impossibile. Allora, i giganti di ghiaccio nemmeno con gli occhi si possono vedere a occhio nudo, perché sono molto più distanti. Solo col telescopio si riesce a prenderli. Ma adesso andiamo a noi, sulla Terra. Parliamo innanzitutto, come prima cosa, che cosa sono i film? Iniziamo da Pinocchio nel 1940. All'inizio del film Geppetto si costruì un burattino, giusto? La sapete la storia, ma anche può essere diverso. Ah, poi incontri ravvicinati del terzo tipo 1977? Non lo so, però potrei prendermelo. Perché visto che gli UFO e gli alieni. UFO e alieni è una cosa diversa, capito? Poi c'è lo Squalo 2, 1978, che io ho tutta la saga completamente, lo Squalo fino
allo squalo 4, la vendetta. Qua nel 2 non ci credettero al capo e l'ha fatto licenziare, ma qua è stato furbo. Nell'inizio del film si era bruciato la faccia, ma nel finale si è bruciato tutto quanto ed è morto. Poi Piranha 1978. Qui vi parlavo dei Piranha lì e stiamo assistendo al film. Questi Piranha sono mutanti che per una guerra è come il Covid, capito? E devono fare di tutto, un'ondata di panico potrebbe far saltare la guerra, fargliela finire. E perciò hanno cercato di evitare non parlare con nessuno. Poiché si sono ibridati, che il dottor Robert Hawk, se non sbaglio che si chiami, sì, e ha creato questi piranha nella piscina, e l'acqua era salata e fredda, quindi un super ibrido. Ma nel finale del film, per ammazzarli, si è cercato di aprire la pompa dell'acido. Però non tutti sono morti, alcuni sono andati nell'oceano. Poi mentre lei cerca di contare fino a 100, perché lui gli aveva chiesto se conta fino a 100, perché se non sono afferrato a 100 non resisto molto di più perché sono pasticci. Certo, puoi sopravvivere tutto quel tempo senza aria, sott'acqua, non per i piranha. Ma questo è il problema praticamente. Poi ci sarebbe anche il 2, Piranha 2, paura, così, ma quello non l'ho mai visto. Ah, qua ragazzi, qui visto, dottoressa ha detto non resisterebbe all'acqua salata, quindi nessuno. Sì, come no, nel finale del film si sente questo qua suono, tipo un coltello, perché i piranha sono arrivati all'oceano oramai. E per questo c'è un sequel. Qui c'è E.T. l'extraterrestre, 1982. Penso che lo conosciate tutti, vero il film? Chi è appassionato sugli extraterrestri, ma anche che non si stanno cercando seriamente questi esseri nella vita reale. Perché non si può pensare una cosa del genere, che siamo soli, cioè l'unica forma vivente nell'universo. Ci sono altre civiltà. Poi qua, lo Squalo 4, la vendetta, 1987. Il film praticamente inizia che Sean, giusto? Da 1 al 3 non è stato ucciso, ma al quarto sì. Ma poi sua madre non voleva che nemmeno il suo fratello maggiore andasse in mare dopo la sua morte. E per questo era preoccupata e lo sentiva. Poi c'è Mamma, ho perso l'aereo, 1990. Ve lo dico ragazzi, è molto divertente, soprattutto di Johnny e Cobra qui. Poi quello del fatto della pizza. Poi c'è Mamma, ho riperso l'aereo e mi sono smarrito a New York, 1992, che qua fa morire un sacco da ridere, davvero. Poi la parte più bella è quando tutti i dipendenti dell'albergo guardano lì che quello spara col mitra, e beh, che la televisore, loro credono che sia per davvero. Ingegnoso questo bambino, vero? Qua, visto? Tutti sbagliati. Poi c'è Jurassic Park, 1993, il primo, praticamente. Questo non uscirà il 6, ovvero Jurassic World Dominion, l'ultimo. E quest'anno lo vado a vedere al cinema, e al solito io farò l'intervista, come ho fatto in altri film. Ok? Ora è completo, da 1 a 6. Gli altri tre sono altri tre franchise. Jurassic Park finisce fino a 3, poi Jurassic World fino a 3 lo stesso. Più quando fa 6. So che Jurassic Park 3 è uscito nel 2005. Qui hanno creato dei dinosauri grazie all'ambra della zanzara.
piano, un parco. Già c'è una realtà che può essere possibile creare questi qui. Ma non loro, i mammut entro 6 anni ritorneranno in vita. Poi qui penso che la conoscete, la storia del cane lupo. Hanno fatto anche il film Balto 1995. Cioè era un'epidemia, forse di un virus molto pericoloso, e lui doveva portare le medicine a valle. E allora è divenuto un eroe, praticamente. Bravo. Poi c'è Baby Maialino Coraggioso, 1995, qui degli animali parlanti, questo film. Giusto? Poi andiamo. Il prossimo è Mars Attack, ovvero Marte Attacca, 1996. Che qui vengono i marziani. Però il film nemmeno questo io me l'ho visto, purtroppo. Ma poi me lo vedrò. E che d'altronde mi stanno appassionando gli extraterrestri. E penso anche agli altri, visto che si sa l'esistenza degli UFO. E anche ad oggi che si sta cercando per davvero gli extraterrestri nello spazio. Alcuni dicono che li troveremo entro 2 anni, altri invece potrebbe essere che siano stati segreti per non andare panico al mondo, alla gente, perché alcuni si spaventano di questi esseri. In mente che non sai chi sia, ma io sarei entusiasta di vedere. Questi sono i nostri fratelli cosmici, no? Ora, quale c'è? Forse incontri ravvicinati del terzo tipo. Può essere. Vediamo. No, Independence Day, 1996. Credo che il titolo direbbe il giorno della dipendenza. Qua ho trovato un trailer a caso, nemmeno questo mi sono visto film. Purtroppo. Ora c'è la carica dei 101. Questa volta la magia è vera. 1996. Qui il film dice fantascienza. Ma io direi una cosa. Ma che fantascienza è fantascienza? Fantascienza è una cosa che non esiste, che immagini tu. Ma i 101 dalmata, cioè i dalmata, esistono questi cani? Certo che esistono, perché fantascienza? A meno di azione o avventura. Ma fantascienza levalo. Così è a ridicolo la cosa, visto che esistono questi razza canina, i dalmata. Non è fantascienza, è azione. Qua 2019 Godzilla 2, Pet 2, Proxima e Frozen 2. Ah, poi c'è anche Pinocchio. O era nel 2018? Pinocchio è uscito nel 19 o 18? Vabbè, fa niente. Forse Proxima sarà un film. Sì, sì, sicuro. È una ricercatrice quella. Poi i film del 2020. Proximite,
Dragon Girl, Sonic, Underwater, poi Blu Profondo 3 e Dragon Heart Revenge, La Vendetta. Però un altro titolo, Vengeance, vuol dire vendetta. Ma potevano scrivere anche Revenge. Poi fin del 2021, Space Jam, La Guerra di Domani, Rai e l'Ultimo Drago, Godzilla vs. Kong e Luca. E questi praticamente erano gli ultimi film. C'era altro di parlare sulla Terra, ma purtroppo dovremmo concludere qui il video. Mi spiace, ragazzi. Non che concludiamo che abbiamo finito, ci sarà una seconda parte, non vi preoccupate. Intanto abbiamo visto qui la prima parte. La seconda parte sarà nel 13° episodio di Astronomy Universe, ok?
Beh ragazzi, purtroppo non concluderò qui il video, ok? Perché ho altro di parlare nella Terra, però lo spazio non me lo consentirebbe. Quindi passiamo che questa è la parte 1 e ci sarà anche una parte 2. Comunque, spero tanto che questo video bende di Astronomy Universe, episodio 12, parliamo della nostra casa, il pianeta Terra, parte 1, mi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like e noi ci vedremo al prossimo video, praticamente con Angry Dragon, ok?